Ciao a tutti amici, bentornati sul canale e benvenuti in questo nuovo video da Bruno e da Stefania che sta effettuando le riprese. Oggi siamo qui all'aperto in questo bellissimo parco, in questa meravigliosa giornata di sole con un vento calmissimo, perlomeno così sembra, per provare lo Xiaomi Mi 2 drone fabbricato da FIMI e commercializzato da Xiaomi, drone che avete già visto sulla scheda community e sui social, il drone che ci è arrivato da GearBest. Lo abbiamo portato con noi in questo comodissimo astuccio, lo potete vedere in questo modo, che ne evita lo sballottolamento all'interno dello zaino. Infatti potete vedere che tutte le eliche sono perfettamente inserite all'interno di questa spugna che è conformata proprio per questo piccolo drone. Per quanto riguarda l'unboxing, questo drone vi arriverà in questa piccola confezione dove all'interno troveremo il corpo principale del drone, la batteria, un piccolo cavetto USB, le quattro eliche che sono naturalmente smontate più due di riserva ed i quattro paraeliche. Come potete vedere il drone è molto piccolo e leggero, sta infatti nel palmo di una mano e lo potrete controllare tramite il vostro smartphone, tramite l'applicazione dedicata proprio del Mi 2 drone. Naturalmente nel catalogo accessori di questo piccolino troviamo anche un control pad, ma se andiamo a considerare che questo drone ha un costo di 56 euro, io direi che sarebbe inutile andare ad acquistare un control pad per controllarlo e meglio utilizzare l'applicazione sullo smartphone. E proprio riguardo l'applicazione direi di fare un veloce focus in modo tale da vedere quali sono i comandi per comandare il drone e quali sono le opzioni disponibili. La prima cosa da fare è accendere il quadricottero, dopodiché potremo andare nelle impostazioni wireless del nostro smartphone o tablet e cercare la rete wifi proprietaria del drone. Una volta aver avuto accesso al wifi del drone lanciamo l'applicazione e questa sarà la schermata principale che ci si presenterà davanti. Come potete vedere qui abbiamo i quattro stick, naturalmente sono impressi così sullo schermo, il comando per scattare la foto, il comando per registrare i video, questa è la piccola opzione per effettuare i trick. Una volta cliccato infatti avremo qui, adesso sono un po' fioche perché il drone naturalmente è fermo qui sulla scrivania, potete vedere le quattro opzioni, sono i quattro trick che il drone può fare. Poi nell'ordine abbiamo l'opzione di decollo da terra, abbiamo l'opzione di decollo dalla mano, l'opzione invece per giocare alla battaglia fra droni, anche questa adesso è disattivata perché il drone è fermo sulla scrivania. Dopodiché abbiamo anche l'opzione per utilizzare il nostro smartphone come giroscopio, l'importante sarà calibrarlo, dopodiché lo potremo utilizzare come giroscopio, opzione che non ho mai utilizzato perché preferisco utilizzare qui gli stick, diciamo, virtuali analogici. Poi sulla destra abbiamo qui la percentuale di carica rimanente, abbiamo il tastino delle opzioni che ci farà entrare nel menu, è quello un po' che ci interessa. Come potete vedere qui abbiamo la galleria delle immagini scattate, adesso non ce ne sono e vi farò vedere come appariranno le immagini qui all'interno della galleria. Le opzioni della videocamera, qui sono le due risoluzioni che questa videocamera supporta, quindi 1280x720, 640x480 e naturalmente poi abbiamo anche la possibilità di formattare la memoria interna che come dicevo è da 4 giga. La terza opzione riguarda la rete wifi che nel mio caso è questa qui, Mi Drone Mini 214176, l'opzione per l'aggiornamento del firmware, in questo caso il firmware è aggiornato, e poi quello che un po' più ci interessa sarà la restrizione di altezza che qui è impostata adesso a 2 metri, ma come potete vedere la potremmo impostare, la potremmo aumentare fino ad arrivare a 25 metri, un'altezza che non so se in città si riuscirà realmente a raggiungere visti i disturbi che molto probabilmente avrà il mio wifi, ma questo lo testeremo dopo nel momento in cui faremo la prova di volo. Dopo la restrizione dell'altezza avremo la calibrazione dell'orizzonte, la sensibilità del microfono, dei comandi potremo scegliere fra modo 1 e modo 2, quindi potremo un po' invertire i comandi, come potete vedere sono questi in rosso, quindi i comandi per far avanzare o indietreggiare il drone, oppure quello per farlo sollevare o farlo abbassare, li potremo un po' scegliere in base a come siamo un po' abituati e come vogliamo imparare a pilotare un drone. E le ultime due opzioni che troviamo sono una guida per principianti e le domande frequenti. Nel menu di controllo principale avremo sempre l'immagine comandata dal drone, infatti se io muovo il drone potete vedere che l'immagine quasi in tempo reale viene trasmessa sullo smartphone. Se proveremo a scattare una foto basta cliccare qui e come avete visto c'è qui un pop-up che ci dice che la foto è stata scattata correttamente. Se invece clicco sull'icona di registrazione partirà la registrazione, potete vedere i secondi che avanzeranno. Se io adesso muovo il drone infatti queste saranno le riprese che saranno registrate all'interno della memoria del quadricottero. Fermiamo la registrazione, voglio farvi vedere la galleria, andiamo nelle opzioni,
galleria, ed ecco qui potremmo trovare sia le foto sia i video. Ed ecco infatti il video, questo è quello che avevamo. E questo è infatti il video che abbiamo ripreso un qualche secondo fa. Come vi dicevo, queste immagini, questi video possono essere, ecco qui lo potete vedere, possono essere o scaricati o cancellati. Nel momento in cui li scaricheremo nella memoria del telefono, li potremo poi condividere istantaneamente sui social. Questa è l'opzione più comoda che ho trovato. Quindi per quanto riguarda l'applicazione è tutto qui, come avete visto è molto facile, sono molto facili anche i comandi di guida, di decollo e di atterraggio. La piccola batteria, come potete vedere, è molto carina, che è integrata all'interno di questo tappo arancione che viene posto al di sopra del drone, e da 4,36 volt. L'andremo ad alloggiare proprio qui, infatti, sulla testa qui del drone, e garantisce più o meno fra i 7 e gli 8 minuti di autonomia. Infatti, andando a considerare questa povera autonomia di questo drone, noi consigliamo di acquistare a parte il kit del caricabatterie più le altre due batterie. In questo modo, se voleste utilizzare il drone per un periodo prolungato con 3 batterie, vi garantireste un'autonomia di all'incirca 20 minuti. La batteria si caricherà tramite il cavetto che ci è stato fornito in dotazione, questa porta micro USB, in circa un'ora. Andiamo adesso a spendere due parole sui sensori montati su questo piccolo Mi 2 drone, perché infatti qui non abbiamo il GPS. Come si andrà a livellare quindi questo piccolo quadricottero rispetto al terreno? Tramite due sensori posti qui sotto sulla sua pancia. Abbiamo un grande sensore ad ultrasuoni più una piccola telecamerina, un piccolo sensore ottico per l'optical flow. Questo farà riconoscere al quadricottero il tipo di terreno che si trova sotto di lui e cercherà quindi di mantenersi stabile. I quattro motori sono quattro piccoli motori brushed, quindi a spazzole, che però su questo quadricottero, per questa fascia di prezzo, sono più che sufficienti. Sul davanti poi abbiamo questa piccola telecamerina da 2 megapixel che ci permetterà di scattare delle foto a 720p e di girare dei brevi filmati, naturalmente senza audio. Non abbiamo un microfono integrato e non abbiamo nemmeno lo stabilizzatore. Infatti potrete vedere tra poco che i filmati saranno un po' traballanti e con una qualità non proprio ottima. Magari saranno utili per poterli poi condividere sui social, ma di certo non per un montaggio video da vedere su una TV Full HD. L'ultima cosa che potremo notare a fianco a questa piccola telecamerina è questo forellino. Il forellino è un sensore infrarosso, infatti ci servirà per effettuare delle vere e proprie battaglie fra droni nel momento in cui foste in possesso di due di questi piccoli droni. Sull'applicazione infatti potremo lanciare questa battaglia fra droni, potremo sparare dei piccoli raggi laser attraverso questo forellino, attraverso questa telecamerina ad infrarossi, ed il drone che verrà colpito emetterà una piccola vibrazione e si muoverà proprio per simulare il colpo ricevuto. E quindi ragazzi, siamo arrivati alla prova di volo, abbiamo collegato via wireless il nostro piccolo drone, siamo pronti al decollo. Naturalmente noi lo stiamo provando in questo parco aperto, questo è un drone prettamente indoor, quindi ricordatevi che se lo proverete all'aperto dovete stare molto attenti che non ci siano folate di vento, perché questo drone non riesce tantissimo a contrastare le folate di vento, e ve lo facciamo infatti vedere in queste immagini dove lo abbiamo già provato la prima volta e vedevamo che questo drone infatti era tutto storto, poverino, perché cercava di contrastare il vento. Oggi invece sembra che il vento sia calmissimo, quindi potremo provarlo e potremo anche provare a spingerlo oltre i 2,5 metri, che è l'altezza minima che troviamo di default sull'applicazione. Proviamo infatti ad estendere l'altezza a 25 metri, anche se è un'altezza sicuramente un po' fittizia, perché andremo a perdere la connessione wireless, specie qui in città, ed è quindi una cosa che noi non consigliamo di fare. Noi lo stiamo facendo a nostro rischio e pericolo, di farlo alzare fino all'altezza massima solo ed esclusivamente per intrattenimento. Allora andiamo a far decollare il drone e vediamo se riuscirà a restare stabile in questo parco. Come potete vedere, il drone adesso è quasi perfettamente stabile. Ogni tanto capita qualche piccola folata di vento, infatti potete vedere che cerca di contrastarla, però in linea di massima rimane in maniera molto stabile e ferma qui sul posto. Proviamo a dargli una spinta e come vedete torna indietro ed è veramente stabile, incredibile per un drone di questo prezzo. Una cosa che voglio farvi vedere subito prima che andiamo a scaricare la batteria sono i trick che questo drone riesce a fare. Infatti riesce a fare delle capriole, andiamole a far fare una, portiamola un po' più su, proviamo la capriola, ecco, potete vedere, questi sono i trick che questo piccolo drone riesce a fare. Proviamo a fargliene fare un'altra. E questo è il modo in cui vi potrete tanto divertire con questo piccolo drone di Xiaomi. Lo facciamo allontanare, proviamo a fargli fare l'ultimo trick.
e riusciamo quindi anche a farlo roteare di lato. Adesso proviamo a registrare un filmato, ci facciamo inquadrare dal drone. Ciao ragazzi, siamo inquadrati, siamo un po' contro sole, magari dopo li facciamo anche fare un giro, mentre adesso proviamo anche a scattare una foto. Devo farlo girare un po' di lato però. Ok, facciamo così. Ok, foto. Un'altra. Dopo aver scattato queste due foto, proviamo un po' a spingerlo adesso in altezza, vediamo un po' a che altezza massima riusciremo ad arrivare. Facciamolo salire, continua a salire, sale, sale. Stiamo spingendo molto in alto. Mettiamo un po' più avanti. Siamo quasi all'altezza massima disponibile per questo drone. Ecco, siamo arrivati adesso all'altezza massima, quindi questa è l'altezza massima raggiungibile da questo drone. Ci uscirà anche un alert sullo schermo del telefono e vediamo anche che le immagini iniziano ad arrivare un po' rallentate. Però la visuale è abbastanza decente da poter condividere sui social. Come potete vedere, l'orizzonte è storto proprio perché sta cercando di contrastare il vento. Io direi adesso di farlo scendere in modo tale da avere di nuovo un controllo migliore. Please be careful. Ok. Ok ragazzi, ci è appena arrivato l'avviso di avere la batteria in riserva, quindi io direi di procedere all'atterraggio del piccolino. Clicchiamo sull'atterraggio automatico ed ecco che potrete vedere che si abbasserà dolcemente qui sull'erba. Ragazzi, un'altra cosa che voglio mostrarvi è il decollo dalla mano. Questo drone infatti può partire direttamente dalla mano. Attiviamolo dall'applicazione. Una volta attivata l'opzione di decollo dalla mano, dovremo solo confermare. Quindi 3, 2, 1, via. Appena rientrati a casa, cosa dire su questo piccolo quadricottero se non che è divertentissimo e soprattutto vi divertirete ad imparare ad utilizzare un quadricottero come questo prima magari poi di passare a droni un po' più professionali come abbiamo fatto noi con il Fimi A3 che sarà oggetto del nostro prossimo video. Una cosa che avevo dimenticato di dirvi è dove registra le foto ed i video che giriamo con la sua piccola telecamerina, questo quadricottero. Beh, non abbiamo nessuna micro SD da inserire all'interno, infatti lui integrata ha una piccola memoria da 4 GB che per qualcuno può sembrare poco, in realtà registrando video ad una risoluzione massima di 720p sarà molto più che sufficiente, tant'è che oggi mentre abbiamo scaricato i nostri video mi sono accorto che avevamo occupato a malapena 1 giga ed abbiamo girato una decina di minuti di riprese. Queste immagini poi potranno essere scaricate sul computer collegando direttamente il cavetto micro USB al nostro PC oppure spostate direttamente sul nostro smartphone o tablet in base a quale dispositivo starete utilizzando per controllare il quadricottero e per poi essere condivise direttamente sui social. Quindi questo lo rende ancora più divertente, lo rende ancora più versatile proprio perché potremo condividere le immagini in maniera istantanea con tutti i nostri amici.
Adesso però andiamo a rimetterlo in carica in modo tale da averlo pronto per la prossima giornata di sole e naturalmente in descrizione troverete tutti i link sia che vogliate leggere tutte le caratteristiche tecniche complete oppure che magari vogliate procedere anche all'acquisto e divertirvi anche voi con questo piccolo quadricottero. Naturalmente in descrizione vi lascio anche il link per l'acquisto della custodia in modo tale che potrete portarlo con voi senza danneggiarlo e vi lascio anche il link al kit di carica batterie più batterie. In questo modo potrete portare le tre batterie con voi all'interno della custodia ed avere almeno un'autonomia di volo, come abbiamo detto nel video, di una ventina di minuti. E nell'augurarvi una buona giornata, spero che questo video possa esservi piaciuto. Tra l'altro era il nostro primo video riguardante i quadricotteri, riguardante i droni, e mi raccomando, non perdetevi il prossimo perché andremo a parlare del Fimi A3. E noi adesso vi salutiamo, un mega abbraccio da Bruno e dal piccolo MeToo Drone. Arrivederci al prossimo video!